Buongiorno, ci troviamo a 3300 metri sul bordo del cratere Bocca Nuova e siamo ritornati per un'attività di monitoraggio dell'attività dell'Etna che, come sapete, è in attività eruttiva dal settembre del 2019. Quindi proseguono le attività di monitoraggio anche sul terreno che stiamo facendo in questo periodo di chiusura totale. Ci stiamo organizzando per la fase 2 per fare partire anche attività importanti come quelle di laboratorio che ci servono per analizzare proprio i campioni di questa attività che abbiamo raccolto in questi mesi per capire l'origine del magma, diciamo, della sua risalita in superficie. Comunque, quello che si osserva oggi è che l'attività in queste ultime settimane, in particolare questa settimana, è diminuita in intensità, soprattutto in frequenza. È cessata la colata lavica che ha caratterizzato da dicembre l'attività del cratere Voragine. Attualmente c'è un'attività esplosiva discontinua, però molto forte. Il vento di questi giorni ha fatto sì che i boati si sono uniti in maniera distinta in tutti i paesi del versante orientale, proprio anche fino alla costa di Acireale. L'INGV, l'Osservatorio Etneo, nelle prossime settimane sta continuando a organizzarsi per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e per poter gestire questo tipo di attività e comunque tutti i tipi di attività, sia sismica che vulcanica, nelle condizioni di sicurezza per gli operatori e comunque per la popolazione, continuando a mantenere i flussi di comunicazione con la Protezione Civile.